Al via la terza edizione dell'Ecco Film Fest, la rassegna di cinema tutta lecchese. Un programma molto ricco, più di 20 eventi che coprono tutto l'arco della giornata, dal 7 al 10 luglio. Cominciamo al mattino con i corsi di formazione per i ragazzi, ma novità di quest'anno con proiezioni in sala, Nuovo Cinema Aquilone, anche durante il giorno. E alla sera proietteremo in Piazza Garibaldi, proietteremo quattro film accompagnati e presentati dai loro registi. Nomi importanti, Carlo Verdone sicuramente, Christophe Zanussi e tantissimi altri. Ma il programma appunto vive anche di una fascia tardo pomeridiana. E di cosa parliamo? A partire dalle suggestioni del cinema, parliamo di economia, parliamo di comunicazione, parliamo del ruolo delle donne nella società, parliamo della disparità salariale. Tanta attenzione viene data ai giovani, abbiamo una scuola di formazione per loro su come si scrive per il cinema, in particolare come si raccontano i personaggi. E abbiamo già appunto attivato le prenotazioni, vi invitiamo a consultarle. Una collaborazione importantissima, quella con Confindustria, l'Eco e Sondrio, che ha promosso questo festival. Qual è il valore dell'Eco Film Fest che vi fa rinnovare il vostro supporto? Sono dei film certo belli, certo scelti con cura, ma secondo un taglio per cui innescano poi una riflessione sui temi che nei film vengono trattati. E quindi è una modalità per entrare in una città sommovendo la città stessa in un dibattito culturale che però ha a che fare con la vita, ha a che fare col lavoro, ha a che fare con il ruolo delle donne, ha a che fare con la felicità, con la vita e con la morte, ha a che fare insomma con tutta quanta la vita. E da questo punto di vista anche le imprese sono, come dire, coinvolto in questo, perché appunto l'impresa è qualcosa che si innesta, si innerva nella vita sociale. Tutti gli eventi sono gratuiti e il programma è disponibile sul sito dell'Ecco Film Fest.